adesso a Celio Messapica, la città gastronomica che ci ospita nelle sue splendide campagne con i caratteristici trulli. Noi ci fermiamo nell'orto di un famosissimo ristorante della città dove Maria Pia Mazzotta insieme ad alcuni amici raccoglieranno tipici ortaggi delle terre del Salento, quali sedano, piselli, insomma tantissime cose. Andiamo insieme a loro. Celio Messapica, città della gastronomia che offre ai suoi abitanti e soprattutto ai visitatori tantissimi sapori particolari, sapori che sono senz'altro legati alla terra, quindi alla natura. Noi ci troviamo in uno scorcio delle campagne celiesi, un tipico paesaggio caratterizzato, come vedete, dai trulli. Siamo con l'assessore alle attività produttive Angelo Palmisano e il consigliere comunale Pasquale Santoro. Assessore, Celio, dicevamo, città della gastronomia, è un'etichetta importante. Assolutamente, è sicuramente il nostro punto di forza, è quello su cui molto stiamo puntando, molto stiamo investendo in termini di programmazione, di promozione, soprattutto di eccellenze legate alla gastronomia. Noi abbiamo fatto un percorso di trattorie tipiche all'interno del nostro centro storico che hanno la caratteristica pregnante nel chilometro zero. Molto viene prodotto dalle nostre terre e quindi molto viene utilizzato sulle nostre tavole. È un'accoppiata che assolutamente va perseguita. I prodotti dell'agricoltura li vedremo a breve in uno dei ristoranti tipici di Celio, giusto? Sì, diciamo che quello che andremo a visitare è uno dei nostri ristoranti stellati, insieme ad altri, insieme al Fornello da Ricci, insieme al Cibus, Antimo comunque occupa sicuramente una posizione di eccellenza nel territorio pugliese e non solo. Antimo ha la caratteristica appunto di produrre molto delle verdure, dei prodotti che lui abitualmente usa nella sua cucina. Consigliere, due parole su questa splendida struttura. Questo è un trullo che non è stato restaurato, quindi è un trullo originale perché conserva le sue caratteristiche, quindi non fatto a tipo fatto preciso a livello industriale. C'ha più di 200 anni, ha un complesso di 5 coni, tutti comunicanti, ristrutturato all'interno, fatto sempre con pietre tipiche senza che ci siano marmi o roba che non venga dal territorio. Uno dei protagonisti della campagna che adesso andremo a scoprire. Sì, sicuramente. Celio ha anche ricevuto un premio per i suoi trulli in quanto esempio di architettura rurale. Sì, adesso abbiamo istituito questo premio, si chiama Angus Ridet, ed è un premio sull'architettura tipica rurale non solo del nostro territorio, quindi i trulli, ma l'abbiamo fatto in collaborazione con altre due comunità che si caratterizzano appunto per questi insediamenti rurali tipici, sono Arzachena e quindi con gli Stazzu di Arzachena e i Dammusi di Pantelleria. L'abbiamo presentato qualche settimana fa all'interno del castello e adesso ci saranno le iscrizioni di questi trulli che verranno giudicati da una giuria eccellente con personaggi di spicco. Questo premio partirà quindi quest'anno e ci sarà la premiazione entro la fine dell'anno ad Arzachena come prima edizione e probabilmente nel nostro territorio ospiteremo la seconda edizione. E ci troviamo nei terreni del ristorante D'Antimo di cui vi abbiamo parlato prima. Voi coltivate tutto ciò che voi portate sulla tavola, esatto? Esatto, sì, cerchiamo almeno quello che possiamo coltivare, perché comunque gli asparagi quell'altra erba, gli agretti, la barba dei frati o altre verdure non possiamo perché comunque fanno parte del nord. Noi cerchiamo di coltivare almeno quelli locali, le nostre verdure, perché comunque la terra è una terra comunque rossa e non è una terra argillosa o cretacea. E questo quindi è il vostro orto, cosa abbiamo? Questo è un orto che per il momento è piccolo perché è tutto sotto che sta iniziando comunque a sbocciare, non si vedono 1800 piantine di pomodori che sono là sotto, sono piccolissime le piantine ma verranno fuori fra un paio di mesi, sono già piante. Adesso invece siamo già pronti in questo periodo con i piselli e le fave. Il segreto
dei vostri piatti è proprio la genuinità dei prodotti, esatto. Cerchiamo di preparare i prodotti genuini, anche perché comunque questo è anche un orto biologico certificato, e come si vede dalle piante, anche dal sedano, che il sedano comunque è piccolino, però è gustoso, non è un sedano gigante dove comunque li mettiamo altri pesticidi all'interno, li chiamiamolo così, quindi comunque la botte piccola viene buon vino, si dice. Qui abbiamo i peperoni, melanzane, zucca, zucchine, quindi fiori di zucca, e la cicoria. Stanno crescendo pian piano, ma ancora un mesotto e ci siamo già. Qui c'è il sedano invece. Eccolo. Sente che bel profumo che è il sedano. Sì. Mi dispiace dirlo, ma quello dei supermercati non è così buono, non è così bello saporito. I peperoni, che sono molto importanti, i peperoni per quanto riguarda la vitamina C. La verdura è importantissima, io cerco di spiegarlo anche ai miei figli che fa bene la verdura. Poi può essere usata in tanti modi, come antipasto, come primo, come tutto, come contorno, qui abbiamo diversi clienti che non mangiano comunque né carne né pesce, quindi sono vegetariani. Io gli propongo comunque dall'antipasto al secondo con i prodotti, comunque con le verdure. Gli faccio delle polpette di fagioli, polpette di legumi comunque. Borlotti e fagiolini. I fagiolini comunque verranno mangiati subito, mentre invece i borlotti una parte viene consumata finché possiamo, e quando diventano comunque duri li lasciamo essiccare e poi comunque li conserviamo per l'inverno, quindi prepariamo anche per l'inverno la conserva. È molto bello il finocchio. Io con la barba del finocchio, no? Cosa ci fai? Io ci faccio un carpione di pesce, oppure faccio un pesce marinato, tipo salmone, branzino marinato con finocchio, profumo di finocchio, molto buono. Poi avete finocchio e limone. Di là un piccolo agrumeto. Esatto, quindi finocchio e limone, mettiamo a marinare il salmone o il branzino. Le fave sono queste, che le fave comunque li consumiamo in due volte, li consumiamo come i borlotti. Gli insetti, no, o le lumache o altri modi, no, vanno su perché comunque non è una verdura comunque con i pesticidi, quindi comunque se l'insetto arriva alla verdura è perché comunque è certo, buono, è sano. Queste fave adesso comunque riusciamo a mangiarli anche crudi, adesso sono belli teneri. Li possiamo fare più avanti invece, li possiamo fare con la pasta, possiamo fare addirittura comunque sbollentati, tolte più avanti ancora, quando diventano duri, li possiamo sbollentare, togliere la pellicina e cucinarli con la pasta. Termina qui la nostra passeggiata nelle campagne di Celje Messapica e vi invitiamo a venire a trovare Antimo nel suo ristorante per gustare i prodotti della terra.